invito Lino Del Favolo a moderare il tavolo su sostenibilità e revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia, dal market access al patient access. Abbiamo voluto inserire come motore sanità questa discussione perché riteniamo che una delle sfide del futuro sia riuscire a trovare la formula della giusta cura, della cura che serve a giusto prezzo. Domani mattina Bella, che è tra l'altro anche un dipendente del dottor Del Favolo, che è presidente dell'AIFA, dirà che uno degli obiettivi che si pone l'AIFA è: diteci quanto i costi che avete come aziende farmaceutiche e poi il prezzo lo facciamo noi. Quindi lo butta anche in maniera, come dire, abbastanza critica queste cose. E per quindi questa discussione io ringrazio a nome di Motore Sanità Luigi Boano, vicepresidente delegato della Sobiotech, c'è? È qua? Perfetto. Laura Bornia, Market Access Policy Director Mailand, io so che è qui, l'ho vista, eccola là, perfetto. Stefano Carugo, che è direttore della cardiologia del San Paolo e Carlo di Milano, c'è? Era qui, perfetto. Alessandro Gelera, che è della Boston Scientific, c'è? Eccola lì. Rosario Iardino, che è qua, che è presidente fondazione del Bridge. Paolo Locatelli, che è responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, c'è? Eccolo lì. Domenico Lucatelli, che è professore di Market Access all'Università Cattolica di Roma. Domenico, dove sei? Dobbiamo chiamarlo, ecco. E Fulvio Lucini, Patient Access Head Novartis Pharma, c'è? Non c'è. Allora, parte l'ultimo, gli altri ci sono tutti. Lino, a te la parola. Grazie, gentilissimo, buongiorno. Io volevo fare una breve introduzione per inquadrare l'argomento. Ovviamente non voglio farvi venire l'orticaria con vagonate di numeri eccetera eccetera, ma una qualche introduzione di natura macroeconomica è indispensabile. Inutile diciamo aggiungere, ma necessario però, che la sostenibilità, ovviamente, visto che parliamo di tecnologia, è uno dei principali problemi dei servizi sanitari nazionali, ma non solo nostro, ma dei sistemi nazionali in generale. Avete modo di vedere che nella panoramica OCSE, come ben sapete, perché sono diapositive diciamo di uso corrente da parte degli addetti ai lavori, noi abbiamo una posizione media, diciamo, però la posizione media vuol dire che siamo alle spalle dei paesi ovviamente europei più evoluti, questo è un dato pacifico. La spesa pubblica sanitaria oscilla dal 6,5% al 7%, quindi è un valore del PIL, quindi decisamente più basso rispetto agli altri paesi europei. Un'altra anomalia crescente, diciamo, che si può vedere diciamo dal grafico per quanto ci riguarda, è quello ovviamente del peso crescente della spesa privata e quindi del cosiddetto out-of-pocket di cui si è parlato, che c'è chi lo stima attorno ai 35-36 miliardi, ma recentemente si è ipotizzato addirittura che arrivi a sfiorare i 40, quindi comunque la tendenza in ogni caso è quella. Vedete che l'OCSE prevede un incremento del 2% del PIL nei prossimi 20 anni, è una stima ovviamente media dei paesi, tenendo conto ovviamente del percorso diverso che dovranno fare le diverse realtà. Questa diapositiva è particolarmente interessante perché dà l'incremento della spesa sanitaria con l'incremento del PIL. Vedete che la parte blu, la parte blu diciamo rappresenta gli anni e le realtà nei paesi in cui diciamo la spesa è salita più del PIL. Vedete che quindi negli anni mi sposto qui così vedo meglio, è più grande, negli anni diciamo fino al 90 ben 25 paesi hanno avuto una crescita sanitaria superiore alla crescita del PIL, dal 2000 al 2009 33 paesi, quindi diciamo, è diventato un fattore corrente il fatto che la spesa aumentasse più velocemente del prodotto interno lordo. Quindi, dopo il 2009, come ben sappiamo, c'è stata ovviamente una contrazione di questo fenomeno, c'è stata praticamente una linea, un momento di rottura insomma, di fatto, in quanto i sistemi
Ecco, perché soffriamo di più noi? Perché il nostro è il sistema universalistico, e quindi è ovvio che nei sistemi universalistici, finanziati dalla fiscalità generale, che dice che dipende ovviamente dal prodotto interno lordo, se il prodotto interno lordo non cala o addirittura cresce e rimane stabile, è ovvio che da un lato aumentano i costi e dall'altro non hai le possibilità di sostenerle. Quindi c'è stato un po' quel momento di rottura che ben conosciamo. Però questa evidenza viene qual è stata la storia degli ultimi 10-15 anni, cioè quindi una crescita molto forte e poi una frenata ovviamente brusca, ancora più sostenuta nei paesi, diciamo, finanziati con la fiscalità generale. E il finanziamento del sistema sanitario, ecco, vedete, questo è una diapositiva piuttosto interessante, perché da un lato vediamo qual è il reale finanziamento del sistema sanitario nazionale e dall'altro vediamo invece quali erano le previsioni di spesa di vari documenti economico-finanziari, di programmazione quindi finanziaria dello Stato. Vedete quindi che sistematicamente c'è stata praticamente una crescita apparente dello stanziamento dello Stato nei documenti di programmazione economica, però di fatto poi le varie finanziarie, le varie leggi di stabilità o le varie leggi di bilancio hanno ridotto drasticamente quello che erano le previsioni iniziali. Quindi abbiamo questa duplice dimensione, invece, quindi il trend, dobbiamo chiederci, il trend va verso un'inequità, diciamo, informale, cioè che formalmente abbiamo un sistema che stanzia risorse crescenti in sanità, anche vediamo anche dal documento in elaborazione, ma poi nei fatti le varie leggi finanziarie, diciamo, si preoccupano subito dopo di ridimensionarlo. Quindi abbiamo questa sorta di situazione, vedete, da una parte c'è un trend in crescita e dall'altra c'è un trend praticamente di frenate continue ovviamente rispetto alla pianificazione. E quindi che c'è questa realtà un po' schizofrenica, insomma, in cui da un lato vorremmo stanziare di più e nei documenti di programmazione finanziaria stanziamo di più e poi siamo costretti ovviamente a fare delle marce indietro in ragione e in relazione delle necessità economiche. Lo scenario macroeconomico in Italia e la realtà dell'innovazione tecnologica, qui vedete la spesa sanitaria nazionale, sotto sono riportate le varie fonti, PIL, l'incremento del PIL e l'incremento dei costi nella sanità dell'OCSE e quindi anche le risorse disponibili al netto. Noi per mantenere un minimo di evoluzione tecnologica nel tempo dovremmo avere circa, solo per l'evoluzione tecnologica, senza contare poi, diciamo, l'impatto epidemiologico, dovremmo avere una disponibilità di circa 1,7 miliardi in più all'anno, cioè solo così potremmo reggere ovviamente lo sviluppo tecnologico medio dei paesi area OCSE. Ovviamente però abbiamo delle limitazioni pesanti, in questo momento tutti si sono dimenticati, si dimenticheranno ancora per un mese abbondante, insomma, che c'è anche questa però realtà pesantissima del debito pubblico. E l'impegno praticamente del Fondo Monetario Internazionale, cioè la continua sollecitazione alla riduzione. Se noi dovessimo rientrare nel debito pubblico in base a quelle che sono le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, dovremmo rientrare nei termini ovviamente delle cifre che vedete indicate in rosso, e quindi da un lato abbiamo l'esigenza di seguire l'evoluzione tecnologica, dall'altro abbiamo ovviamente il peso del debito pubblico che sicuramente, insomma, nel tempo non mancherà di darsi delle sorprese. Quindi la sfida qual è? Di migliorare i progressi della salute della popolazione in un contesto però, diciamo, di risorse limitate, di pressione e rialzo della spesa sanitaria dovuta a fattori come l'innovazione tecnologica, di cui prima parlava giustamente il ricercatore del Sant'Anna, perché l'innovazione tecnologica, cioè, giustamente lui, non sono i robot Da Vinci o altro, diciamo, di altissimo costo, ma c'è anche l'innovazione, diciamo, a più basso costo, però frequente, diffusa, cioè destinata a diventare parte della realtà quotidiana, oltre ovviamente alla nota rivoluzione epidemiologica legata all'invecchiamento della popolazione. Come affrontare tale situazione? Allora, intanto, ma mi pare che sia emerso anche dagli interventi di oggi, che il Servizio Sanitario Nazionale è un ecosistema che va visto in una gestione integrata,
non può che essere così, insomma, ogni altra modalità di approccio è una modalità di approccio che sbilancia questo prisma. La sanità è come un prisma, no? Tu hai tante facce e devi vedere queste facce in maniera equilibrata, integrate tra loro, perché diversamente diciamo che la nostra settorialità ci porterebbe, diciamo, a sbandare, insomma, ecco, su le cose di cui ci innamoriamo, qualche volta diventa il territorio, qualche volta diventa gli ospedali più tecnologici, gli hub, eccetera, i grandi, diciamo, miti della sanità. Però il vero tema è quello di governare l'input, ovviamente, cioè quello che va all'interno del sistema che vedete ben rappresentato, dal ciclo IDEN, e quindi la qualità dell'input, cioè la qualità delle tecnologie che entrano, la qualità dei professionisti che entrano, la qualità del farmaco che entra, e quindi porre molta attenzione, diciamo, ai fattori, diciamo, in entrata nei processi produttivi processi, diciamo, di erogazione di servizi del sistema sanitario. Solo qui ovviamente riusciremo poi a lavorare sugli output, quindi sul capire se produciamo in maniera utile o inutile, per poi ovviamente attraverso i sistemi di valutazione e misurazione dell'efficienza capire l'outcome che abbiamo. Insomma, quindi i due grandi temi sono meglio, diciamo, in qualche modo inquadrare, definire, incanalare l'efficacia e l'efficienza dell'input che inserisco nel sistema, quindi le risorse che ci metto, tecnologiche, farmaco, umane, impiantistiche e quant'altro, insomma, e poi abbiamo un certo output che conosciamo, e lì si tratta poi, attraverso il programma ESIT o altro, di vedere ovviamente l'outcome che produciamo, cioè miglioramento in termini di salute, anche perché questo poi ci porta a fare dei ragionamenti su una possibile agenda di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. Quindi uso appropriato, efficace e efficiente delle risorse, delle tecnologie, delle procedure alla base degli approcci della sostenibilità, quindi con un percorso che va dalla ricerca all'HTA, a cui lei prima faceva riferimento, dicendo l'HTA non è solo la tecnologia, ma è anche l'impiego della tecnologia nel processo e dove la collochi e come la collochi all'interno del processo. Quindi ha un ruolo strategico, tant'è che all'interno del Istituto Superiore di Sanità oggi abbiamo un centro HTA che opera in maniera molto soddisfacente, in quanto stiamo già incrociando diverse realtà regionali, nazionali interessate a sviluppare con noi stesso linee guida. La legge Gelli Bianco ci affida ovviamente la individuazione e il controllo e l'elaborazione di linee guida, PTA, insomma, sono tutti i temi che voi conoscete, però questo è un framework integrato per il decision maker a livello nazionale, regionale, organizzativo e clinico, come vedete. Quindi la pianificazione per tutto il ciclo di vita della tecnologia, aspetto che si capisce meglio. Quindi le tecnologie in sanità sono farmaci, dispositivi, diagnostici e procedure. Sottolineo procedure anche perché se parliamo di questo aspetto, diciamo, decontestualizzato il resto della tematica delle tecnologie, ma soprattutto il ciclo di vita delle tecnologie a cui lei accennava prima, quindi partono dal tema della ricerca e sviluppo, su cui stiamo lavorando anche bene in Italia, in molte realtà. C'è un tema forte legato alla regolazione, l'investimento e soprattutto poi il tema del disinvestimento. Cioè il tema del disinvestimento, io faccio parte della Commissione LEA, come istituto abbiamo avuto anche l'incarico del Ministero di supportare il tavolo LEA, e vediamo che uno dei temi accorti oggi è il delisting, insomma, quali prestazioni cancelliamo, oppure la vita, perché ogni prodotto tecnologico ha un ciclo di vita, ogni farmaco ha un ciclo di vita. È chiaro che poi bisogna che il ciclo di vita però trovi anche una parte finale che è il disinvestimento, e lì si misura la capacità di sistema, di ecosistema che si parla, perché è un sistema che continua a attaccare vagoni al treno, ovviamente non è un sistema efficace, prima o poi la locomotiva non ce la fa più ovviamente a trascinare il modello, e quindi vedete che le contraddizioni maggiori che si incontrano, è quello che sottolineiamo, è quello che le procedure regolatorie per l'introduzione di commercio e tecnologie non sono correlate ai processi di responsabilità e quindi ai processi di questione dei costi. Non esistono i meccanismi strutturali che supportino l'utilizzo e la gestione appropriata ed efficiente delle tecnologie, si è molto parlato di questo, ma poi rimane sempre un argomento, ci
citato diversamente, ma poco indicato, che potrebbe invece dare notevole valore aggiunto, e non esiste poi un processo strutturato di disinvestimento, così come l'investimento. Diversamente il meccanismo si inceppa. È chiaro che se non disinvesti hai la difficoltà a mantenere un parco tecnologico su cui oggi per fortuna siamo riusciti a fare anche abbastanza. La programmazione integrata ai servizi, su questo non insisto perché sarà un tema di domani, ma si pone, cioè il problema, diciamo, di programmazione a livello europeo, quindi tema, il livello poi nazionale sul tema di idea, fondo sanitario, quota capitale, i regionali ovviamente l'erogazione di idea, la programmazione strategica aziendale che dovrebbe essere collocata in un ambito triennale, poi quello che va collocato ovviamente è l'ambito che dovrebbe arrivare fino al funzionale, quindi fino a chi opera praticamente nella sala operatoria. Ciclo virtuoso, però non dico che dovremmo quantomeno avvicinarsi o lavorare per avvicinarsi se vogliamo mantenere la sostenibilità del sistema con la prospettiva futura che abbiamo visto nei quadri macroeconomici precedenti. O cambiamo modello, o se vogliamo mantenere il modello universalistico, dobbiamo ovviamente pagare un prezzo che è quello di lavorare moltissimo sull'efficienza. Io con il sistema assicurativo può anche preoccuparsi di meno, caro amico, l'assicurazione aumenta, per cui che poi utilizzi bene le risorse, bene così e così, tu le paghi, il sistema sta in equilibrio, ma dove abbiamo i problemi che abbiamo visto prima, le palle al piede di carattere macroeconomico, è chiaro che dobbiamo lavorare se vogliamo mantenere il sistema universalistico, seppur un sistema universalistico ormai un po' bastardino, perché abbiamo anche 40 miliardi di cui si parlava prima, insomma, no? Sono sempre lì, quindi un sistema di fatto che tende all'assicurativo sociale, insomma, ecco, c'era quasi universalistico versus assicurativo sociale, però insomma mi pare che tutti vogliono mantenere il sistema universalistico, però con taluni correttivi, alcuni presupposti di cui parlavo prima. Quindi alcuni spunti di riflessione per la sessione, lasciando ovviamente poi liberi interventi, come coniugare sostenibilità e innovazione, quali modelli di governance del sistema da adottare, come integrare i diversi livelli decisionali e come pianificare e coordinare l'introduzione e l'utilizzo e il disinvestimento delle tecnologie e quant'altro ovviamente riterete opportuno aggiungere, in quanto ovviamente si tratta di un brainstorming libero in cui io ho tentato di dare diciamo un inquadramento di carattere metodologico e su cui poi vi lascio ovviamente alla vostra creatività ogni sviluppo. E questa se la sono inventata qualcuno dei miei, insomma, che ha più tempo di me per giocare, insomma, però le rotelle ci sono, sì, vabbè, hanno messo insieme, sono ragazzi svegli oggi, insomma, vedi? Hanno ripreso quindi il logo anche di motore sanità, insomma, va bene, allora i ragazzi sono bravi a fare queste robe. Allora iniziamo col dottor Boano, vicepresidente delegato di Asso Biotech Federchimica. Se lo lascio, bisogna che mi sposti. Lascio il microfono. Passiamo a questa diapositiva che è simpatica, se non avete di altre. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Asso Biotech è una compagine associativa che racchiude 140 realtà, sia di grosse aziende farmaceutiche come comparto biotecnologico, sia parchi biotecnologici, sia start-up, sia spin-off di università italiane. Quindi una realtà proprio, diciamo, che si focalizza su questi aspetti biotecnologici e quindi guardando al futuro proprio è un aspetto assolutamente fondamentale, perché ci troviamo di fronte a una sorta di rivoluzione. Personalmente mi occupo di oncoematologia da molti anni e quindi userò proprio degli esempi di questo genere per cercare di lanciare qualche stimolo su come sta evolvendo l'ambito onchematologico, anche se poi in realtà
verrà poi trattato in modo estensivo sabato. Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, è una spesa che attualmente è totalmente sotto controllo, direi ormai da oltre 10 anni, sulla parte retail. Quindi sia l'anno scorso e sicuramente anche quest'anno dalle nostre previsioni non verrà sforato il tetto sul versante retail. Perché sostanzialmente? Perché è un tetto che è sufficientemente capiente, poiché tutti i farmaci innovativi ormai da, diciamo, 12-13 anni a questa parte vengono lanciati e vengono commercializzati esclusivamente, diciamo, in ospedale e vanno a essere calcolati sul tetto della spesa diretta farmaceutica. Dall'altra parte, perché è stato possibile fare questo sul retail? Perché ci sono state per anni e anni tutte le varie genericazioni. Il problema degli amministratori pubblici negli anni 90, inizio 2000, era tenere sotto controllo la spesa farmaceutica territoriale, i farmaci cardiologici e quant'altro. È assolutamente superato ormai questa cosa, ripeto, da 12 anni assolutamente questo tetto tiene, non è mai stato sforato. Problema diametralmente opposto a livello ospedaliero. È stato fissato un tetto tanti anni fa che era del 3,5%, di fatto poi non veniva di fatto applicato. Da un po' di anni a sta parte, diciamo 2013, il tetto invece è stato realmente applicato. Bene, in ospedale l'anno scorso la cifra dello sforamento è circa, diciamo, non abbiamo i numeri definitivi perché siamo a gennaio, comunque diciamo tra 1,8 e 1,9 bilioni, e la prospettiva, diciamo, dell'anno a venire, che abbiamo appena iniziato, potrebbe essere, diciamo, di 2,2. Questa cifra poi va a spartirsi in misura uguale tra le regioni, gli ospedali quindi, e le aziende farmaceutiche. Quindi si tratta di un sistema in estrema tensione dove, mantenendo questo costante sottofinanziamento, nel tempo non sarà più gestibile. Auspicavamo, nel contesto della presentazione della legge finanziaria, una compensazione fra questi due comparti, retail che avanza soldi e ospedale dove assolutamente mancano soldi, che questo avvenisse. Ciò non è avvenuto e quindi anno dopo anno questa situazione diventerà sempre più insostenibile. Ma i prezzi dei farmaci in Italia come sono rispetto al resto dell'Europa? I prezzi in Italia nei farmaci in ospedale sono oltre il 15% più bassi rispetto al prezzo medio dei farmaci in Europa. Quindi, poiché i farmaci in Italia, il prezzo dei farmaci è negoziato, c'è un effetto di abbattimento di questi prezzi. Questo cosa vuol dire? Che di fatto c'è un reale sottofinanziamento della componente farmaceutica a livello ospedaliero che va a ricadere sulle regioni e sull'azienda farmaceutica. Faccio un breve inciso. È chiaro che siamo qui a discutere di spesa, ovviamente parlando con operatori del settore sanitario vedono l'ambito farmaceutico come una fonte sì di innovazione, di cura dei pazienti, dall'altra parte però di costo. Però c'è una componente molto forte che è quella industriale. Il settore farmaceutico è stato uno dei tre settori che, nonostante la crisi degli ultimi 10 anni, ha continuato a crescere e è uno dei settori che ha contribuito maggiormente alla ripresa del PIL in Italia.
Per chi non lo sapesse, l'Italia è il secondo produttore in Europa di farmaci, la maggior parte di questa produzione è esportata all'estero e nel mondo, dopo la Germania, ma è veramente a un'incollatura dalla Germania. Quindi occorre sempre tenere presente anche la componente industriale quando si ragiona di comparto farmaceutico. Passiamo a un altro ragionamento. Ci troviamo di fronte a, e ci troveremo soprattutto di fronte a, un cambiamento epocale negli anni a venire. Tutta l'innovazione va in ospedale, farmaci assolutamente nuovi e soprattutto anche terapie geniche e terapie cellulari che arriveranno, alcune sono già arrivate, la prima, la seconda, altre arriveranno alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo. Al momento siamo totalmente impreparati. Perché gestire terapie innovative oncologiche, terapie geniche, occorre avere delle infrastrutture ospedaliere di un certo tipo, che pochissimi hanno, direi che li contiamo sulle punte delle dita di una mano in Italia. Quindi, da un lato dovremo lavorare, stiamo lavorando con le istituzioni per definire ovviamente dei criteri, selezionare dei centri, e qui bisogna essere pragmatici, perché non tutti possono avere tutto, perché diciamo che bisogna avere dei volumi minimi di utilizzo, perché se no è controproducente per il paziente e si buttano via i soldi pubblici. Questo mi serve a dire che l'oncologia, soprattutto su determinati oncotipi più rari, piuttosto che l'ematologia, si deve gestire in rete. Reti nazionali e reti regionali con un concetto di hub and spoke. Se non facciamo questo, continuiamo a sprecare soldi nella diagnostica molecolare. Anche in questo caso sta partendo tutta la diagnostica molecolare che va a valutare determinate alterazioni del DNA per ciascun singolo paziente. Attualmente non siamo strutturati in modello di rete, quindi il mio invito è alle regioni: cerchiamo di identificare dei centri di riferimento regionali affinché si muova il campione di sangue. Se gestito bene, costa veramente poco la diagnostica molecolare, costa meno di indagini classiche e ti dà un pannello di informazioni che sennò dovrei fare 30 analisi classiche, però va gestito da centri esperti che hanno i macchinari e va fatto in rete. Se no si butteranno via un sacco di soldi con delle ricadute negative per i pazienti. Questo cosa vuol dire? Ottimizzare le terapie, fare in modo che le terapie innovative vengano utilizzate in modo appropriato e non utilizzate a casaccio, e questo deve essere assolutamente gestito in modo chiaro, trasparente, ma è compito delle regioni identificare le reti, creare le reti, identificare i centri hub e organizzare il collegamento tra gli SPOC e gli hub. Questo, uso l'esempio dell'oncologia, in particolare stiamo lavorando sulla legge, sulla rete nazionale dei tumori rari, che ha una ricaduta sulle singole regioni con la conferenza Stato-Regioni, l'Agenas e quant'altro, proprio per far sì che poi il passo successivo, come ha fatto riferimento il professor Del Favero, sono i PDTA su queste reti nazionali, su queste reti regionali. E questo rappresenta il passo successivo. Ma non si possono applicare dei PDTA se non si ha un discorso di rete e un discorso di standardizzazione all'interno della rete regionale. Se no, ogni ospedale si fa il proprio PDTA e allora è assolutamente tempo perso. Questo è uno snodo assolutamente cruciale per il futuro. Quindi sicuramente arriveranno delle grosse terapie innovative, va gestita secondo me in questo senso, tenendo presente la numerosità dei pazienti. Se ci troviamo di fronte a una terapia cellulare come il CAR-T,
dove per la pediatria ci saranno 30 bambini leucemici in Italia da trattare, centri in Italia che potranno farlo saranno 3. Quindi le regioni dovranno poi anche affrontare i temi, per certi versi, del concetto di rete di migrazione del paziente da regione a regione, con la creazione di possibili budget per determinate terapie cellulari totalmente dedicate affinché non vadano a gravare questi costi sul singolo ospedale tipo Bambin Gesù di Roma, piuttosto che altri ospedali che hanno una struttura di cell factory adeguata per poter gestire queste cose. Un ultimo ragionamento e poi chiudo. 3,5 milioni di pazienti oncologici. Dico 3,5 milioni di pazienti oncologici da gestire. Problema della continuità dell'assistenza e della continuità di cura tra ospedale e medico di base. Quando 20 anni fa io iniziai a occuparmi di tumore della mammella, la sopravvivenza era 1,5 anni. Oggi abbiamo tante persone che anche con certe neoplasie vivono 10 anni, 20 anni. Ma soprattutto con una diagnosi precoce efficace noi riusciamo a intervenire, operare la paziente, fare una terapia e sostanzialmente il 97% delle pazienti è guarita. Ma questo cosa pone? E molti anche altri tipi, leucemie, che prima pazienti morivano tutti, oggi totalmente guariti con una terapia farmacologica. Ma questo cosa significa? Che l'incidenza dei tumori, ad eccezione di alcuni, non è aumentata o è lievemente aumentata per alcuni oncotipi in funzione dell'allungamento della vita dei pazienti, della popolazione. Però il numero prevalente dei pazienti, proprio perché vivono a lungo e molti di questi sono guariti, è diventato oltre 3 milioni e sta crescendo a tambur battente, centinaia di migliaia di ex pazienti o pazienti che crescono ogni anno grazie a tutte le tecnologie e terapie. Noi dobbiamo fare in modo che questi pazienti vengano seguiti in modo integrato tra ospedale e comunità territoriale, medico di base. Bisogna pensare a dei modelli di continuità assistenziale, perché ci troveremo ad avere dei reparti di oncologia, di ematologia che esploderanno negli anni e non sono più in grado di garantire le cure. Non è possibile avere 15 minuti a disposizione per comunicare una terapia di tumore a un paziente, perché il paziente successivo arriva un quarto d'ora dopo, perché sennò poi dopo la gestione diventa ardua. Bisogna fare in modo anche in questo caso di scaricare dalla coda quei pazienti potenzialmente guariti e affidarli ad altre strutture o ad altri medici, proprio per dedicarci sempre meglio al paziente de novo. Queste secondo me sono le sfide che io lancio alla comunità degli amministratori regionali, perché questo è quello che nel brevissimo tempo ci troveremo ad affrontare. Grazie, un intervento molto efficace che ci sentiamo largamente di condividere, peraltro, insomma, mi pare che il gradimento lo ha chiaramente espresso. Chiamerei ora il dottor professor Domenico Catelli, che è docente di Marte Tarces all'Università Cattolica di Roma. Buon pomeriggio, ringrazio l'organizzatore, ringrazio tutti. Ho ascoltato con grande attenzione anche quello che è stato appena detto. Io volevo spostare leggermente il punto rispetto a un altro discorso, no? Perché sempre più spesso noi siamo chiamati a osservare, da molti anni peraltro, un ospedale, un'azienda ospedaliera come appunto un'azienda nella quale si produce qualcosa. Quello che si produce è tecnicamente salute, si potrebbe produrre questo. Questa produzione fa sì che un ospedale alla fine diventa del tutto analogo a un sito produttivo di un'azienda. Se andiamo a vedere che cos'è un'azienda, un'azienda è qualcosa che funziona in funzione di alcuni fattori produttivi. I fattori produttivi sono gli strumenti
che un'impresa utilizza per produrre beni e servizi. Un ospedale molto simile, quindi, in tutto e per tutto a un'azienda fatta in questa maniera. Questi strumenti noi li abbiamo declinati in diversa maniera in tutti questi anni. Il farmaco è uno strumento, la diagnostica è uno strumento, le diverse diagnostiche, la diagnostica strumentale, la diagnostica in vitro, sono tutti strumenti. Altrettanto uno strumento è stata la creazione, come diceva prima il dottor Buano, delle reti, no? Delle reti assistenziali, definire un hub, uno spoke, cioè cercare di ottimizzare il sistema. I clinici sono uno strumento, le reti dei professionisti, soprattutto le reti informali, che molte volte sostengono molto di più delle reti strutturate una funzione che è quella dell'ospedale, che è quella assistenziale. I percorsi diagnostici, di cui parlavamo anche prima, sono uno strumento. Io credo che fra tutti questi strumenti ce n'è uno che oggi non viene considerato e che deve essere considerato, che è il paziente. Il paziente è un fattore produttivo, è uno strumento ed è un qualche cosa che noi dovremmo cominciare sempre di più ad ascoltare per far sì che da quello che oggi è nella realtà, che è un terminale passivo, no? In elettronica un terminale passivo è qualcosa che non è in grado di restituire un segnale, ma si accende e finisce lì. Ebbene, noi dovremmo cercare invece di cambiare questo paradigma e quindi per passare da un paziente che invece di essere un terminale passivo possa diventare un indicatore di prestazione, possa diventare un qualcosa che è un attore di questo sistema, che fa parte del sistema, che ci dice come io posso modificare quel sistema o mi dà una misura della prestazione che io sto dando. Questo secondo me è fondamentale non soltanto a livello assistenziale, cioè nel momento in cui io curo una persona, e dovremmo un po' cambiare quindi il concetto della centralità del paziente, no? Renderlo pieno, perché la centralità del paziente molte volte è un po' vuota, perché c'è sempre dietro un'altra logica, ma dovremmo invece, diciamo così, acquisire questa metodologia anche nell'accesso al mercato di un farmaco. Cioè in tutta quella situazione prodromica che è prima che il farmaco arriva nella corsia del paziente o a casa del paziente, dovremmo cercare di lavorare in maniera tale che vengano accolti i suoi bisogni ma vengano ascoltate anche le sue esigenze. Questo significa cambiare anche determinati percorsi nel sistema di accesso dei farmaci e probabilmente si potrebbe significare anche cambiare i livelli di distribuzione. Non è detto che i sistemi di distribuzione dei farmaci che ci sono oggi sono validi. Al di là delle logiche economiche che hanno fatto sì della creazione della Direct, della DPC o della quella che ancora esiste, della convenzionata, noi ci dovremmo porre il quesito di vedere se questi sistemi sono soddisfacenti per quel paziente o ancor meglio, sono soddisfacenti per quelle patologie che può avere il paziente, perché il paziente non è una persona che prende un farmaco. In molti casi, e ormai l'avanzamento dell'età e la diffusione della cronicità ce lo dice, sono pazienti polipatologici. Quindi, secondo me, lo spunto che volevo portare era proprio questo, era cercare di vedere il paziente non più come qualcosa che magari così ogni tanto lo diciamo, ce lo ricordiamo, ma poi no, tutto sommato facciamo come facevamo prima. Dobbiamo invece cercare di far sì che lui sia un indicatore, quindi non più un terminale passivo, ma un qualcosa che si accenda, che ci dà un feedback e che possa modificare anche i comportamenti, non soltanto clinici, ma anche quelli strutturali di questa azienda. Passaggio non retorico sulla centralità del paziente era quanto mai utile ed opportuna. Ecco, quindi grazie per il prezioso contributo. Chiamerei ora la dottoressa Laura Borgna, Market Access di Mailand. Prego. Buonasera, grazie per l'invito. Dopo aver ascoltato tutte queste relazioni, io l'ultima cosa che voglio fare è ripetermi, però ho notato una cosa. Partiamo da quella che è stata la prima sessione del pomeriggio, interessantissima, dove hanno parlato quelli che noi in azienda chiamiamo i decisori, chiamandoli proprio noi in senso più ampio. E di che cosa ho sentito? Ho sentito parlare di prevenzione, educazione,
necessità di evitare di parlare di silos, cominciare a integrare, ricompartimizzazione, prevedibilità e stabilità del sistema, in sintesi nuova governance. Noi abbiamo bisogno di un nuovo impianto regolatorio che regoli in maniera diversa quello che il dottor Boano pochi minuti fa ha descritto in maniera egregia, un sistema che sta cambiando radicalmente nei contenuti e nelle necessità. O qualcuno anche oggi ha detto è già cambiato per certi versi. Come facciamo a cambiarlo? Come facciamo a arrivare a qualche cosa di concreto? Perché noi ne parliamo tanto. Aspettavamo, avevamo anche delle aspettative, ma tutti noi, e questo credo che sia il punto chiave forse che esce da questo pomeriggio, per una volta non ci sono le aziende da una parte, qualsiasi cosa producano queste aziende, e dall'altra parte l'ospedale, l'azienda ospedaliera, l'università, la regione, il pagatore, siamo tutti dalla stessa parte. Dobbiamo cambiare ottica, dobbiamo cominciare a pensare in un'ottica di sistema. E da che cosa deve partire questa ottica di sistema? L'abbiamo detto, non si tratta più di portare soltanto il farmaco, il dispositivo a un paziente, ma si tratta di fare un percorso nella sua totalità. Di che cosa ha fatto questo percorso? È fatto di ricerca, e di nuovo il dottor Guano ce l'ha descritto benissimo, tantissimo sta arrivando, abbiamo un disperato bisogno di ricerca, non solo nelle neoplasie, pensiamo alle malattie neurodegenerative, se ne è parlato tantissimo nelle ultime settimane, perché si è proprio detto che in Alzheimer, in Parkinson, per esempio, le ricerche di alcune aziende si sono formate, perché è difficile e quindi è costoso, quindi abbiamo bisogno di ricerca e abbiamo bisogno che questa ricerca arrivi a noi, perché i pazienti siamo noi. Dall'altra parte abbiamo bisogno di competitività. Che cosa vuol dire competitività? Vuol dire sì il ruolo delle aziende, e di nuovo ne è stato parlato, che hanno portato il generico, che porteranno il biosimilare. Ma come deve essere fatta questa competitività? Perché davvero possa accadere quello che è successo nella spesa, nel comparto di spesa retail che oggi è sotto controllo? Deve essere una competizione sana. Fatemi fare un esempio. Cosa intendo con competizione sana e razionale? Parliamo anche di pressione dei prezzi. Andiamo a vedere che cosa è successo nelle gare ospedaliere, voi lo sapete benissimo, negli ultimi 5 anni. Cito un dato che non è un dato aziendale, ma è un dato di un report che ha fatto Nomisma nel 2016. Andiamo a vedere le gare, vediamo le aziende che hanno partecipato, le imprese che hanno partecipato in gare dove c'erano prodotti a brevetto scaduto, e vediamo come il numero delle imprese che hanno partecipato è calato drammaticamente nel tempo. E si sono verificati sempre più fenomeni di autostock, quindi di rottura di stock. Il prodotto non c'era. Questo lede l'interesse del paziente, della collettività, dell'azienda, di tutti. Allora, due pillar abbiamo, no? Due pilastri su cui ci dobbiamo basare. Una è la ricerca, l'altra è la competitività, che deve riguardarci tutti. Il sistema deve cambiare allora per alloggiare in qualche modo ambo queste due necessità. L'abbiamo detto, rete, professionalità, nuovi ruoli, com'è però sicuramente oggi non riesce più a essere sostenibile. Abbiamo parlato anche di nuovi interlocutori come il paziente. Qui seguo quello che diceva il collega e vado forse un pochino oltre, nel senso che anche quando parliamo di pazienti, spesso noi aziende, adesso possiamo parlare di market access, patient access, ma andiamo nel contenuto di questa cosa. Significa capire di che cosa ha bisogno del paziente, che non prende un farmaco, non fa un esame diagnostico, ma prende tanti farmaci insieme, fa tanti esami, va da tanti specialisti, chi lo coordina, chi lo segue. Abbiamo visto tantissimi esempi che si stanno sviluppando, quindi questo vuol dire che c'è una chiamata all'azione in seguito alle necessità che ci sono, ma forse la soluzione ancora non c'è. Allora, dobbiamo sederci veramente tutti insieme, con ruoli diversi, ognuno con i bisogni e con i limiti che ci sono, ognuno è disposto a fare un pezzo. Io qui oggi rappresento le aziende come le regioni ripianano il capitolo della spesa ospedaliera, che è sicuramente quello che oggi è in discussione. Abbiamo bisogno però di avere una prevedibilità e una stabilità. E questo è fondamentale. Le aziende sanno benissimo, come sanno le regioni, come sanno tutti, che la coperta è corta, l'abbiamo visto in tutti i modi, dati provati, evidente, le risorse sono insufficienti. Dobbiamo gestirle però in maniera diversa, assolutamente, andando a risparmiare, ne ha parlato il professore Del Favaro, dove si può farlo, e reinvestendo da altre parti. Se noi non siamo disposti a fare questo, a mettere mano a questo, e se in questo non ci aiuta la politica, perché veramente l'attesa di una nuova governance è grande per il sistema e ci riguarda tutti, non riguarda solo il farmaco, il dispositivo, riguarda tutti. Non dimentichiamolo, è stato detto, ripetiamolo, l'indotto generato dalla sanità, che siamo tutti noi, è un valore enorme per questo paese. Prima è un valore perché è un sistema
universalistico. E qui cito il senatore Andrea Mandelli, che non è venuto, ma dice sempre: il nostro sistema sanitario quante volte ha funzionato da ammortizzatore sociale in questo paese? Ed è un primo valore. Il secondo valore è il lavoro che produciamo. Di nuovo, l'ha citato Luigi Boano, già io ripeto, ma capite, dopo tutti questi relatori non si può fare altrimenti. Però è vero, l'Italia è un'eccellenza nella produzione dei farmaci, anche in realtà piccole, anche in termini di qualità-prezzo, siamo in grado di produrre molto bene, di esportare, siamo veramente interessanti in ambito farmaceutico. E questo fa parte della realtà della sanità in senso più ampio. Questo rappresenta un valore per questo paese. Allora io non posso pensare che se prendiamo tutte queste cose insieme che generano un valore, aumentano il PIL, producono valore. Le aziende farmaceutiche sono quelle che hanno assunto i giovani negli ultimi anni, malgrado la crisi che abbiamo vissuto, sono tra quelli che l'hanno fatto. Lavoriamo su questo, lavoriamo sul fatto che abbiamo delle eccellenze straordinarie, ne abbiamo viste alcune in sanità, li abbiamo, abbiamo dei medici e degli operatori sanitari straordinari, dobbiamo accettare di cambiare, forse questo è quello che dobbiamo cambiare. Siamo un paese che fa fatica a cambiare veramente, che resiste, abbiamo parlato, il professor Orlandi l'ha fatto in maniera veramente clamorosa, no? di quello che non vuole cambiare, di un nuovo modello, della paura anche di cambiare. Allora, se ci mettiamo tutti intorno al tavolo, ognuno rinuncia a qualcosa, ma tanto lo stiamo già facendo, perché l'abbiamo detto che il sistema non è così perfetto. Mettiamo mano e proviamo a fare il cambiamento, allora magari è la volta veramente che vinciamo tutti, come mi piace dire, ognuno per la sua parte. Alternamente, voglio dire, mi hanno preceduto relatori molto più esperti e capaci di me, ma io non sento delle soluzioni. Noi abbiamo una lista di problemi lunghissimi, una lista di domande aperte, qualcosa, sicuramente le reti, le collaborazioni fra i professionisti, ascoltare il paziente, però poi facciamolo, perché se ci continuiamo a dire che ci serve una nuova governance ma non la cambiamo, l'anno prossimo siamo ancora qua. Non credo che è quello che nessuno di noi vuole, con più cronicità, pazienti più anziani, farmaci innovativi che non riusciamo ad acquistare. Se i farmaci sono eccezionali ma non arrivano al paziente non serve a nessuno, è una cosa banale ma è vera. Quindi allora mettiamoci tutti in discussione, ognuno un pezzetto, ma facciamo arrivare questa nuova cosa. Magari non sarà perfetta, ma facciamo un pezzettino in avanti. Molto semplice, scusate il mio intervento, ma spero diretto per cercare di fare un po' di una parte. Grazie al richiamo a questa coralità, che poi in definitiva torna al concetto di ecosistema di cui si parlava prima, in cui convive mondo pubblico e mondo privato. Io vi dico che vi racconto un piccolo così, aneddoto di Istituto Superiore di Sanità, di cui sono direttore da oltre 3 anni. Orbene, quando sono arrivato ho trovato un organismo notificato, cioè l'organismo che certifica i dispositivi medici per l'Italia, situazione un po' complessa. Insomma. Oggi abbiamo un'equipe di 35 ragazzi, molti giovani anche, che stanno lavorando in maniera eccellente. Mi dicevano proprio ieri che nel 2017 abbiamo rilasciato circa 1 migliaio di certificazioni di dispositivi medici, a significare quindi che c'è una fortissima vivacità anche in Italia in questo campo, in questo ambito, e vengono a farsi certificare da noi, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, quindi da paesi che un tempo erano i nostri, che andavano fuori a farsi certificare a Monaco. Ora diciamo abbiamo, quindi anche il pubblico può fare, e se vuole può fare bene. Certo, poi bisogna ragionare cooperazione col privato in questi casi qui, insomma, non, spesso invece viene demonizzato, anche talvolta demonizzato, ma anche per colpe persone poco per bene, qualche volta che siedono da una parte o dall'altra, insomma, e quindi dobbiamo sforzarci, insomma, di produrre invece buone pratiche per stimolare questa cooperazione e rompere questi fronti, insomma, no? Anche perché poi spesso non c'è miglior interlocutore del sarto per parlare il vestito, no? Quindi il sarto lo abbiamo davanti, e se devi fare delle modifiche devi interloquire per forza di cose con lui, insomma, no? Le partners assolutamente virtuose già ci sono. Ci sono a volte delle cose che non vanno come vorremmo, ma ci sono tante cose buone, l'abbiamo visto oggi. Forse dobbiamo anche un pochino su quelle costruire e dare visibilità, perché noi siamo un po' autoflagellanti in Italia, questo fatto, no? Allora, il problema c'è, il problema è serio, perché non è che non c'è la guerra, però forse c'è anche il modo di provare a affrontare la cosa e costruire anche sui nostri giovani, no? Quindi sull'educazione, la formazione. E su questo credo che, voglio dire, un valore.
Grazie. Andiamo ora nella dimensione clinica, quindi il professor Stefano Carugno, direttore della cardiologia unità coronarica dell'AST Santi Paolo e Carlo di Milano. Grazie, buonasera a tutti. Un baronetto. Lo scopo nostro, cioè quello per cui ho studiato e cerco di mettere in pratica, è quello di curare bene i miei pazienti. Ovviamente, poi c'è chi dirige funzioni apicali, chi dirige a livello di un reparto, di un dipartimento, però lo scopo mio è quello che io cerco di dare il meglio di me stesso affinché un paziente possa vivere bene, poi più a lungo non lo so, questo lo decide il buon Dio. In Italia noi siamo il secondo paese più vecchio al mondo, secondo o terzo, sicuramente il nostro sistema che funziona direi decisamente bene. Siamo anche il sistema dove per avere, facendo io ricerca, essendo anche capo dipartimento di due grossi ospedali, realtà ospedaliere, che insieme hanno un bacino d'utenza quanto l'Umbria di 700.000 persone, dai Santi Paolo e Carlo, noi gestiamo, abbiamo un bacino d'utenza di circa 700.000 persone nell'area metropolitana milanese. Il nostro comitato etico, per darci una risposta, impiega qualche mese, per cui ovviamente le aziende cosa fanno? Portano altrove i protocolli di ricerca, perché ora che io do risposta e riesco a volare il primo paziente, in Ungheria hanno già ben chiuso il protocollo, e questo per noi è drammaticamente un problema. Noi abbiamo aperto un centro di ricerca per le cardiomiopatie in collaborazione con il Monzino, si parlava di medicina rigenerativa, e con il professor Zuccotti, che molti di voi conoscono, con il Sacco Vialba, per cercare di capire, oltre alle pastigliette, se le cellule staminali e altre terapie geniche anche sul cuore possono avere un futuro. Noi dobbiamo sperare in Telethon, perché se aspettiamo finanziamenti mirati in questa maledetta idea di dover dare poco a tutti, noi siamo finiti, non riusciamo a sviluppare protocolli innovativi, nuovi di ricerca, perché ripeto, o ci affidiamo a dei benefattori, o ci affidiamo a appunto queste grandi organizzazioni, o se no accedere ai fondi europei, sapete benissimo che è assolutamente molto molto difficile, deve essere bravo a fare rete, i vari Horizon 2020 eccetera, ma se aspetti il nostro governo è molto molto difficile, estremamente difficile, su cose innovative di ricerca. Se un'associazione vuole donarmi due monitor, perché è un'associazione benefica, mi vuole donare due monitor, ora che mi fanno la delibera passano due mesi per avere gratis, quindi l'ospedale riceve. Non voglio fare il pianina come si dice a Milano, però questa poi è la realtà che noi viviamo tutti i giorni, ahimè è la realtà che noi viviamo tutti i giorni, dove ormai anticorruzione, antiterrorismo, antimafia, antidemonio, io per avere un angiografo ho già i soldi, perché il mio ospedale ha i soldi e da un anno e mezzo che aspetto un angiografo, un anno e mezzo. Allora, io voglio curare bene i miei pazienti, punto. Quindi noi ci impegniamo veramente, poi per fortuna anche in Lombardia siamo anche abbastanza, diciamo, svelti, rapidi, però c'è un qualcosa che non sta funzionando. Io credo che il sistema di dare poco a tutti, chiamatelo Beveridge, Bismarck, ci sono ancora sistemi del 1800, e qualcuno di voi mi conosce, sa che queste cose le ho sempre studiate, avendo avuto anche una parabola di politica, quindi insomma un ciccinino me ne sono sempre occupato, però questo è un sistema che non regge. Io ho sempre lavorato nel pubblico, sono un fiero sostenitore della sanità pubblica. Forse sbaglio, sarò uno degli ultimi,
Però io non mi rassegno che anche un ospedale pubblico, possa fornire un livello di qualità di assistenza come possa averlo l'Humanitas, giusto per non farlo il nome perché è il mio dirimpettaio, piuttosto che altri. Anche perché molto spesso il livello qualitativo dei professionisti che lavorano in ospedali pubblici è a volte molto più alto che non in, una, in, in altri tipi di ospedali. Né io posso morire di vecchietti, perché con la cronicità il rischio è che poi noi siamo invasi, giustamente, noi li curiamo come, come è giusto che sia, però il rischio di essere invasi da vecchietti e poi alcune cose noi non riusciamo, non possiamo farli. Possono farli altri che magari hanno meno di questo tipo di problema e, come si suol dire, chi ha orecchie per intendere ha ben inteso che cosa voglio dire. Io sono per la dittatura illuminata, perché ormai non credo più a tutte le palle che ci stanno anche raccontando ultimamente. Sì, non però ti dico illuminato, io dico illuminato, perché per prendere una decisione devi fare 8.000 passaggi, per fare un qualcosa non ti incricchi, non insomma, c'è bisogno sicuramente di un cambio. È vero che c'è un problema di risorse, ma c'è un problema di decisione, di scelte, perché finché io sono stato uno di quelli che ha scritto la riforma lombarda, uno dei tre, uno è finito in altro mondo, l'altro lo vedrete domani, in altro mondo fa un altro lavoro, adesso dovrebbe essere in Sardegna, è in Sardegna, un altro lo vedrete domani e il sottoscritto è tornato a fare il dottore, no? È tornato a fare il dottore. È ovvio che se tu non decidi di fare delle scelte anche forti, se c'è un pronto soccorso che rimane aperto dalle 8 del mattino alle 8 di sera, questo è un pronto soccorso che fa più morti, non c'è niente da fare, perché non c'è neanche l'esperienza che c'è dietro, devi avere il coraggio di chiuderlo. Se tu tieni aperti tanti piccoli ospedali, devi razionalizzare, non ha senso, hai bisogno di scelte forti. Guardo il nostro direttore generale, perché immagino cosa avrò da dire fare il direttore generale, che è una cosa difficilissima. Il problema è che finché tu c'hai, visto che è di moda in questo periodo, il consigliere regionale o politico di turno, che se ti chiudo o ridimensiono potenzialmente un piccolo presidio ospedaletto e vuol dire 100, 200, 300, 400 voti in meno, noi non ne verremo mai fuori. Io credo che siamo a un punto di... abbiamo bisogno di... veramente di scelte forti. Siamo un paese eccezionale, con delle professionalità eccezionali, siamo ricercati in tutto il mondo, perché comunque il know-how, come si suol dire, che noi abbiamo a livello internazionale è straordinario, poi ci arreniamo in un mondo che sembra quasi essere la Checco Zalone, cioè tanto io ho il posto fisso, che io faccio 100 interventi, ne faccio 10, il mio stipendio è uguale. Però non dobbiamo rassegnarci a questo, però abbiamo bisogno che di persone forti, di scelte decise. Io spero che questo prima o poi accada. Sono un cicinì scettico, devo dire, sentendo quello che sto ascoltando in questi giorni di campagna elettorale, però realmente io credo che non se ne può più, nel senso si debbano fare, possono essere anche impopolari, però delle scelte forti, perché non possiamo dilapidare un patrimonio di sanità, di welfare che abbiamo accumulato nei secoli, perché questa è l'Italia, noi rischiamo realmente oggi di dilapidarlo. Ben vengono anche incontri come quello di oggi, che mettere insieme le varie anime, come ho sentito prima e adesso, credo che siano occasioni uniche per chiarirci un po' tutti le idee. Grazie. Il dottore ha posto un tema affrontato anche dal dottor Zanon nell'intervallo tra una sessione e l'altra, che era quello dell'applicazione sul territorio del DMSTA. La norma in questo caso c'è, è anche molto precisa e puntuale, insomma, si tratta solo di darne applicazione anche nelle situazioni in cui ovviamente è impopolare, ma mi pare che siano ormai delle scelte procrastinabili
e ho anche l'impressione, vi dico, da un osservatorio centrale nazionale, che le reazioni delle popolazioni che un tempo erano violentissime, io mi ricordo, diciamo, trattori, io vengo da Veneto, provincia di Treviso, per cui per chiudere un ospedaletto c'era via Dio, trattori giorno, notte, i pazienti trasportati di notte, quando era calata l'attenzione, hanno dato a caso i trattori, che porto io con le ambulanze per spostare da un ospedale altri pazienti di notte. Queste situazioni qua non ci sono più, in qualche modo la gente, larga parte lo ha capito, tolto chi, diciamo, ciula un po' nel manico perché ha degli interessi, eccetera, eccetera, lo ha capito, lo ha capito, l'ha migliorato, insomma, e quindi, diciamo, c'è un'altra coscienza. Certamente poi il dottore sollevava anche un altro problema che penso sia un po' un coro che viene dall'intero mondo clinico, no? Che è quello, diciamo, che vorrebbe degli apparati amministrativi più efficienti, più veloci, più funzionali, eccetera, eccetera. E io ci ho vissuto dentro questi apparati, sono direttore generale per 20 anni di aziende sanitarie e ospedaliere, quindi ci ho convissuto. E devo dirvi che i due temi da affrontare sono: uno, che anche nell'ambito amministrativo abbiamo fatto pochi concorsi negli ultimi anni, cioè le assunzioni, il blocco delle assunzioni praticamente, per cui hai gente che si trascina ormai da decenni tra la pubblica amministrazione, stufi, in qualche maniera anche disincantati, diciamo, ecco, non c'è l'entusiasmo del giovane che vuole innovare, digitalizzare i processi, i percorsi, sapere dov'è la pratica ABC, si può fare oggi, no? Io l'altro giorno colloquiavo con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Italiana ha digitalizzato tutti i processi amministrativi, per cui in qualsiasi momento loro sono in grado di sapere la pratica A, B e C definita nel processo, dov'è, dove si trova, a che punto è, saperti dare una risposta immediata, cosa che sto facendo anch'io, ma al momento si chiedo, vedo la gente che si arrabatta in mezzo alle pratiche, i faldoni, eccetera, eccetera, che riesca la pratica A, B, C, forse non è sbagliata, devo prendere... Quindi abbiamo un salto tecnologico ancora da fare, tutto davanti. E poi c'è l'aspetto normativo che, stando a quello che dicono gli addetti ai lavori, ogni codice degli appalti che si produce, diciamo, in realtà invece che semplificare le cose le complica oltre molte, terrorizzando poi, ma vedi, io ho anche all'interno dell'istituto gente che, cioè i direttori dei centri, perché si lamentano per la lentezza, e gli altri dicono: ma noi siamo imbrigliati, siamo incastrati, siamo preoccupati, terrorizzati per certi aspetti, perché sapete che, insomma, la caccia alle streghe è sempre pronta, il costruire i mostri anche, per cui la gente è terrorizzata e preoccupatissima di muoversi, quindi bisognerebbe anche allentare un po', sia quindi investire sul piano generazionale, sia investire sul piano delle tecnologie da applicare, ma anche poi fidarsi delle persone, insomma, perché se noi pensiamo che sia la norma che elimina il malaffare, insomma, non so se è proprio così, insomma, ecco, no? Non so se è proprio così. Fatto bene. Altri due piccoli esempi. Ad esempio, adesso noi non possiamo più avere, io dei sonografer, adesso non possono, erano borsisti sostanzialmente finanziati, ad esempio, grazie a un'azienda. Questo non posso più farlo, perché cosa succede? Perché lei ha una borsa da parte dell'azienda XY, quindi è ovvio che lei impianterà più defibrillatori di quell'azienda. Basta, non puoi fare neanche più quello, non puoi avere neanche più nessun tipo di contributo dalle aziende. Dopodiché, e quindi vai, me li assumete voi? Eh no, noi c'è il blocco delle assunzioni, non possiamo. E quindi cosa faccio? No, incredibile. È ovvio che il privato ha una capacità invece di gestione e di assunzioni che il pubblico ovviamente non può avere. Io ho una biologa da me in questo centro di ricerca, ci occupiamo di cardiomiopatie geneticamente determinate, una biologa che è bravissima, insomma è una delle più brave che c'è in giro sulla diagnosi, non si può assumere, è impossibile. Concorsi sono chiusi. Adesso nella Lombardia abbiamo la questione della presa in carico, no? Ve ne siete accorti, giusto? Avete già sentito qualcosa, no? Io in modo diverso sono uno dei colpevoli di questa, ma in modo molto più illuminato. È ovvio che ti dicono: dovevi prendere in carico questi vecchietti,
la cronicità a livello 1, 2, 3, eccetera. Però io, il problema soprattutto per chi vive in ospedale, sono che io a stento copro i turni dell'unità coronarica o del pronto soccorso. Dopodiché devo occuparmi delle carceri milanese, perché lei sa, dottor Del Favero, non so se lei passa dalla Lombardia, si sa mai, per poi più o meno passano tutti da noi delle carceri milanesi, non voglio gufargliela, è ovvio che poi sempre meglio conoscere il cardiologo delle carceri, l'assicuro che molto spesso fa la differenza. Io della 23, non dell'ultima. Vabbè, dopo sto qui fino a domani a parlarne. E allora io adesso ho il problema che devo trovare i cardiologi che vadano nelle carceri, no? Secondo voi, che non paga nessuno, io sono il referente nazionale per la società, io sono il referente nazionale per la Società Italiana di Cardiologia per la telemedicina. Poi nessuno paga e quindi è morta telemedicina, giusto? Lui è illuminato, noi probabilmente andiamo a copiare, però è un altro sistema. Comunque, no, ragione, scusate, però dai, è tardi, a me non abbiamo risvegliato. Comunque, nell'ottica delle assunzioni, siccome devo occuparmi anche delle carceri, voi sapete quanto dovrebbero pagare un cardiologo per andare a opera a visitare i 41 bis? Quindi non è che vado a visitare la Giulia Gioda, vado a visitare i 41 bis, non so se mi spiego. Voi sapete quanto li pagano questi, quanto chiedono, quanto danno la mia azienda, quanto vuole pagare per mandare un cardiologo? 23 euro lordi l'ora. Secondo voi quanti ne ho trovati di cardiologi? Quanti ne ho trovati? Ripeto, è sempre utile avere un cardiologo amico nelle carceri, però il problema è trovare difficile. Sono chiuso, dai. Però insomma, penso che ci siamo capiti. Grazie a tutti. Grazie. La dottoressa Alessandra Gelera, posto scientifico. Grazie e buonasera a tutti e grazie agli organizzatori per questo invito che mi dà l'opportunità di affiancare agli illustri interventi che mi hanno preceduto quello che è il punto di vista e l'esperienza di un'azienda di dispositivi medici in tema di accesso al mercato, che in definitiva è accesso al paziente, perché è un punto su cui abbiamo visto la convergenza di tutti gli interventi, è proprio questo cambio di paradigma dal curare la malattia al prendersi cura della persona. Sicuramente su questo è necessario veramente un cambio di paradigma che presuppone un'innovazione che non è solo clinica, ma è strutturale, organizzativa, gestionale, e credo che su questo il settore del life science e in particolare per quanto ci riguarda l'ambito dei dispositivi medici può dare sicuramente un contributo importante, perché è un settore che di innovazione vive. È un settore che annovera 76.000 dipendenti, che nel 2016 ha realizzato un fatturato di 11,4 miliardi, di cui il 10% sono stati reinvestiti in ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo, il 10%, molto di più di molti altri settori trainanti della nostra economia. Ricerca e sviluppo che spesso sono progressivi e continui, quindi magari non si osservano delle innovazioni dirompenti, come spesso è il caso del settore dei farmaci, ma a queste innovazioni dirompenti ci si arriva per piccole innovazioni incrementali, che però appunto sono continue e che fanno la differenza in quella che è davvero la vita del paziente, portando poi di fatto un valore aggiunto al nostro sistema. Valore aggiunto che per arrivare al paziente appunto vive di questa innovazione continua. Se per fare un esempio concreto pensiamo all'ambito dei defibrillatori, abbiamo assistito in 22 anni, dal 1986 al 2008,
ad arrivare a dispositivi abilitati al monitoraggio remoto, di cui si è parlato prima, telemedicina, ad avere una batteria con una durata di 10 anni, ad avere dimensioni ridotte. Ecco, tutte queste evoluzioni recentemente sono state realizzate nella metà del tempo, per dire che è un'innovazione sempre più veloce. Infatti dal 2008 al 2017, in 9 anni, si sono ottenuti dispositivi ancora più piccoli, molti più sensori abilitati al monitoraggio remoto, quindi molti più parametri diagnostici monitorati, e una durata delle batterie doppia, da 10 a 17 anni, quasi doppia. Tutto ciò cosa sono? Sono sicuramente degli avanzamenti tecnici, ma perché l'avanzamento tecnico si traduca in beneficio per il paziente è imprescindibile un contesto che sia accogliente nei confronti dell'innovazione. Cosa intendo? Intendo che anziché parlare di longevità vorrei parlare di valore per il paziente, di meno interventi di sostituzione, migliore qualità di vita, ottimizzazione della terapia, e per il sistema sicuramente dei risparmi, perché una durata doppia delle batterie equivale alla metà dei reinterventi per sostituzione delle stesse e a un dimezzamento della spesa per i dispositivi che vengono quindi impiantati. Quando si parla di telemedicina e di sensori abilitati al monitoraggio remoto, vorrei poter parlare appunto di un'ottimizzazione della terapia, di un efficientamento dei percorsi all'interno dell'ospedale, quindi della comunicazione multidisciplinare tra gli specialisti, e ad una più fluidità dei percorsi ospedale-territorio, che da sistemi di monitoraggio remoto possono trarre sicuramente un beneficio significativo. Quello a cui invece assistiamo è un sistema veramente frammentato e veramente difficile da gestire. Guardiamo con speranza a quello che è il nuovo piano nazionale HTA, con una migliore integrazione tra il sistema centrale e il sistema nazionale, piuttosto che ai lavori della commissione LEA in corso. Però quello a cui assistiamo è che, se di fatto in teoria un dispositivo potrebbe essere commercializzato con il solo marchio CE, poi nella realtà dei fatti ci troviamo davanti davvero a 21 sistemi sanitari regionali diversi, con sistemi di governance che, anziché essere una governance finalizzata alla misurazione, valutazione, quindi valorizzazione del valore quando c'è, sono di fatto dei colli di bottiglia progressivi. E provando a schematizzare questi colli di bottiglia, che sicuramente sono poi diversi, molteplici e moltiplicati a volte, da regione a regione, sicuramente ho identificato 5 momenti fondamentali. Il primo è la scelta del clinico, che si basa sicuramente su studi di letteratura, quindi si presuppone un investimento in sviluppo di letteratura, che poi viene sottoposta a una successiva valutazione a livello dell'ospedale, perché il primo aspetto che un ospedale valuta, e ci sono direttori sanitari qua in sala e direttori amministrativi lo sanno bene, è la marginalità rispetto al DRG che a livello di tariffe ministeriali non vengono aggiornate dal 2007, quindi mi chiedo quanto questo sistema possa essere recepente l'innovazione nel momento in cui il paradigma poi di raffronto è quello. Poi ci sono gli HTA regionali, condotti con modalità e strutture diverse da regione a regione, con format completamente diversi, richieste di evidenze cliniche diverse e percorsi che non sempre sono trasparenti. Passato anche tutto ciò c'è la gara che sempre più è una gara centralizzata. Parla nel nuovo codice degli appalti di un rapporto 70-30 qualità al prezzo, ma di fatto quando tra i parametri di qualità viene valutata la presenza di marchio CE piuttosto che la traduzione in italiano del foglietto illustrativo, di fatto la gara è ridotta al semplice prezzo, e anche questo certo non è accogliente nei confronti dell'innovazione, che se di qualità oltre un certo prezzo sicuramente non può scendere. C'è un dialogo competitivo che a volte è spesso ridotto a solo atto burocratico. C'è una centrale d'acquisto Consip che nell'ultima gara nazionale, sia quella degli stent che quella di pacemaker e defibrillatori, ha richiesto la traduzione giurata della letteratura, quella stessa letteratura che è fondamentale per immettere un dispositivo in commercio, ma che nel momento in cui mi viene richiesta innanzitutto come traduzione giurata dall'inglese all'italiano, e io presupporrei che una commissione tecnica valutativa conosca alla perfezione l'inglese, che è la lingua scientifica d'eccellenza, secondariamente la traduzione giurata della letteratura è costata decina di migliaia di euro per solo la gara stent. Quindi
la partecipazione alla gara dovrebbe essere non onerosa. Anche qui ravvedo sicuramente una problematica in termini di sostenibilità nell'accesso alla terapia. Quando anche questo step venisse superato, il dispositivo ha superato la gara, arriviamo e vorrei chiarire, non sono contraria di principio alla centralizzazione, perché la centralizzazione non è un problema. Il problema è quando la gara è condotta in maniera non ottimale, che sicuramente la centralizzazione ne magnifica gli effetti distorsivi sul mercato. Arriviamo poi finalmente alla sala operatoria, dove ci scontriamo con problemi di budget a silos, per cui un dispositivo che magari consente un risparmio in ambito di eventi neurologici evitati, ma viene acquistato ed utilizzato dall'emodinamica o dall'elettrofisiologia, come ad esempio il caso nella chiusura dell'auricola che previene l'ictus, di fatto è un costo emergente in un dipartimento, è un costo cessante in un altro, e questi due non comunicano, quindi di fatto di nuovo ci scontriamo con il budget ospedaliero e la marginalità degli RG. Tutto questo per dire che certo l'accesso al mercato e quindi al paziente sono complessi, richiedono meccanismi più fluidi, trasparenti, armonizzati, ma soprattutto lineari, con cui l'azienda possa confrontarsi. Come l'azienda può dare il suo contributo in tutto ciò? Sicuramente formazione che non deve essere formazione solo di chi impianta il dispositivo, ma anche di chi indirizza il paziente, la persona all'impianto, quindi tutta quella rete di referral dai medici specialisti ai medici di medicina generale, che spesso non conoscono il mondo del dispositivo perché non ne sono informati, e quindi sicuramente allargare l'ambito di formazione per un corretto indirizzamento del paziente all'impianto. Poi favorire quella fluidità appunto di integrazione multidisciplinare all'interno degli ospedali, ma anche tra ospedale e territorio, con soluzioni di telemedicina sempre più avanzate che quindi consentano questo tipo di gestione del paziente e di presa in carico al di là del momento acuto. E poi sicuramente un focus sul valore, perché credo che sia importante estendere anche ai dispositivi quei meccanismi tipo risk sharing o payment by result che si sono affermati nel farmaco. Noi abbiamo, come azienda, abbiamo provato a sperimentarli in alcune regioni, ci siamo scontrati con una difficoltà burocratica, ma credo che molti ostacoli comunque si stanno superando. Citavo prima appunto il piano nazionale HTA con tutti i lavori della cabina di regia e del tavolo dell'innovazione. Probabilmente sono confidente che anche questo si potrà superare nell'ottica appunto di un'attenzione globale al percorso di cura e al paziente, e concependo sempre di più il dispositivo non solo come un costo, ma come il valore che esso può portare nell'intervento stesso. Grazie. La ringrazio proprio per, oltre che per aver sottolineato le problematiche, anche per aver individuato potenziali soluzioni. Insomma, qui peraltro la platea è molto attenta anche a questi aspetti. Grazie quindi ancora. Ora la voce dei pazienti, quindi la dottoressa Rosaria Iardino, presidente della Fondazione De Brigio. Grazie mille. Fondazione De Brigia, nel suo consiglio di amministrazione, clinici, l'Istituto Superiore di Sanità, e ha un comitato scientifico dove mette insieme il pubblico e il privato e le associazioni dei pazienti. Io vi devo ringraziare perché è stata una discussione molto franca. Soprattutto ringrazio chi ha accolto, e anch'io lo farò uguale, ha colto questa opportunità per dire le cose come stanno. C'è il professor Zuccotti nella Fondazione di Brigio. Siamo un gruppo di persone di 50 anni in su che hanno deciso a un certo punto di mettersi insieme e ragionare su come sostenere, sì, il Servizio Sanitario Nazionale, ma porsi anche delle domande. La domanda per me fondamentale è: chi sceglie di fare che cosa? Perché il tema vero qui, guardate, guardando gli ultimi 10 anni in sanità pubblica, i dati l'hanno dimostrato, è capire che scelta politica si vuol fare su questo sistema nato nel 77, è nato su un principio importantissimo, quello di ridurre le diseguaglianze.
Qualche sera fa il professor Ricciardi ha preso la diretta, ha detto con estrema trasparenza che esistono due Italie, quella del sud e quella del nord, dove l'accesso alla cura è completamente differente. Quindi noi abbiamo veramente oggi delle regioni in cui il paziente non è curato come in altre regioni. E io sono una regionalista, io sono una che ha sostenuto il referendum sulla modifica del titolo quinto nel 2001, ma qualcosa non sta funzionando. E la cosa che non sta funzionando sono che non si fa più investimento nel pubblico. E allora i pazienti che sono pazienti che vengono tirati dalla giacchetta da tutte le parti, no? L'industria del farmaco mette al centro il paziente, le istituzioni mette al centro il paziente. Io vorrei, oltre a dire che così non può andare avanti, perché il paziente dice al paziente del Servizio Sanitario Nazionale sei terminale, perché se noi guardiamo in prospettiva, noi abbiamo 12 milioni di persone che oggi fanno fatica a curarsi, rispetto a un esborso di 40 miliardi non governati, rispetto all'impiego delle risorse delle risorse centrali, c'è qualcosa che non va. Il tema è il farmaco, no? Questa sessione sul farmaco, i dispositivi e farmaco. Allora, io credo che non si possa sempre, come ho sentito, io sono 30 anni che mi occupo di attivismo e sono 30 anni che come paziente, come attivista formata, provo a, e sono profondamente convinta che il nostro sistema è uno dei sistemi più eccellenti al mondo, però non si può non tener conto che questo sistema è in fallimento e allora bisogna fare delle scelte. Il farmaco è quella nota dove è facile fare populismo o tagliare. Contestualmente è vero che l'industria del farmaco produce lavoro e produce innovazione, ma è anche vero che ci sono delle industrie del farmaco che fanno business nei paesi occidentali. Un esempio su tutti, quello dell'epatite C, 15.000 euro qui, 500 euro in India, stessa azienda che produceva lo stesso farmaco. Ma questo è nella politica internazionale, quello che sono i brevetti, quindi non appartiene a me, non mi appassiona quella di dire pro o contro le politiche del farmaco. Certamente il richiamo che è venuto dall'EMA è quello di chiedere ai Stati membri di aiutare, per esempio, a definire ciò che è innovativo e ciò che deve essere dato. Non può essere un farmaco equivalente per essere innovativo, deve avere veramente qualche indicatore in più, come l'HTA potrebbe dare una mano in questo senso. E quindi la policy e la governance del farmaco è molto più complessa della banalizzazione di dire non è disponibile in tutte le regioni. È vero, ogni prontuario regionale va a registrare il farmaco magari con una distanza dal primo inserimento all'ultimo di 18 mesi, è vero anche questo, però io credo che tutto si possa mettere in ordine se decidiamo che però il tema non è il farmaco, il tema non è l'operatore, il tema è se questo servizio deve rimanere un servizio completamente in carico allo Stato. E lo dico al paziente perché sono preoccupata. Io preferirei molto di più una scelta diretta su un magari sistema misto, che però non è all'americana, magari è alla francese. Avere la possibilità appunto di scegliere, mettersi lì e ragionare come affrontare nei prossimi 20 anni, io ho una figlia di 16 e una figlia di 5, come affrontare nei prossimi 20 anni la tutela alla salute dei miei figli, oltre che la mia. Ed è un tema che nessuno ha il coraggio di prendere in mano. Io ho parlato con ministri di centrodestra e di centrosinistra, entrambi consapevoli che così il sistema non poteva più reggere e che noi diciamo galleggiamo, ma galleggeremo fino a un certo punto, ci sarà un momento di esplosione, anche di esplosione sociale. Qui oggi io non ho sentito parlare, ed è secondo me un tema, quello dello scontro sociale in atto in sanità. Lo scontro sociale in atto in sanità è importantissimo, perché quando noi parliamo di pazienti parliamo di cittadini,
parliamo di cittadini anche in qualche modo strumentalizzati nella partita della sanità. Io voglio fare un esempio che sta capitando in Regione Toscana, che per fortuna non è capitata in Lombardia, non è capitata nel Veneto. L'introduzione dei farmaci biosimilari sul mercato, no? Farmaci regolamentati dall'EMA, dall'AIFA. Che cosa è accaduto? Che i pazienti, in qualche modo ignorando che era più una guerra tra aziende che non una guerra tra evidenze scientifiche, in Toscana hanno fatto una rivolta perché volevano il farmaco originator. Noi siamo andati a parlare come fondazione con questi pazienti per dire qual era il tema, se non avevano accesso, se non avevano informazioni sufficienti. Il tema è che questi pazienti, probabilmente indotti da qualcun altro, chiedevano il lotto del farmaco. Allora anche qui stabilire chi deve fare che cosa è di fondamentale importanza. E quando noi gli abbiamo spiegato, soprattutto per i farmaci biologici, qual era il procedimento, quei pazienti si sono resi conto di essere stati presi in giro. Però lì è stato evidente il primo scontro sociale tra cittadini non informati bene, industrie e istituzioni. In Regione Lombardia noi abbiamo messo intorno a un tavolo tutti e abbiamo trovato un accordo con tutti, da coloro che producono i biosimilari, coloro che producono gli originator, i pazienti, i clinici e le istituzioni. Allora, questo lo dico perché forse mentre noi siamo abituati tra di noi a parlare, a sollevare i problemi, a me verrebbero 3.000 domande, no? Sì, le terapie geniche, sì, ma è per tanti o per pochi? Chi paga il trasporto? Chi paga il soggiorno? Vengono tantissime domande quando siamo qui tra di noi a parlare della sanità. Poi la vita reale che è fuori è fatta da persone che possono o meno condizionare anche le scelte politiche. Concludo con un evento, a mio avviso, che veramente fa riflettere. Noi chiediamo alla politica di fare delle scelte, perché è la politica che deve fare delle scelte. Però noi non possiamo continuare ad usare la politica per essere ingerente. Nella legge del bilancio del 2017, che è una legge fatta per collocare i soldi, no? E il DEF è un orientamento, ma poi l'atto vero, quello che resta e che fa scuola, è la legge che viene votata, dove tu trovi a un certo punto due articoli che ti vietano la sostituibilità di un farmaco con un altro, tu ti chiedi, facendo arrabbiare tutte le regioni che avevano avviato un processo virtuoso verso l'utilizzo dei biosimilari, la domanda che molte persone delle regioni ponevano è dire: ma che cosa c'entra un orientamento scientifico che è in capo all'Agenzia Italiana del Farmaco tutto al più su una legge di bilancio? Ecco, anche le ingerenze della politica, e quindi riappropriarci anche del nostro ruolo. E quando dico nostro, io metto al paziente uguale al medico, all'infermiere o al direttore generale, cioè a tutti coloro che devono governare e devono avere un ruolo attivo in questa partita, è quello di evitare che la politica sia ingerente in maniera impropria su questi temi qua. Poi, per chiudere, noi perdiamo anche tante opportunità. Si è parlato stamattina di regolamento, del nuovo regolamento sulla privacy. Noi stiamo lavorando da più di un anno, e vi dico con molta frustrazione, al nuovo regolamento europeo sui trial clinici, dove il DDL Lorenzina ha avviato un percorso dove è già stato approvato dal 2014, si stanno concludendo le linee guida a livello europeo, dopodiché noi o ci adegueremo oppure saremo fuori dalle competizioni internazionali. E cosa significa? Significa per il paziente avere la possibilità di avere dei farmaci innovativi, significa per l'ospedale avere pagato una serie di costi, quindi assicurazioni, esami, e significa per l'Italia rientrare in gioco in quelle che sono le partite internazionali. Ecco, anche su questo stiamo arrivando tardi. Allora, se si vuole innovare, bisogna essere anche molto più veloci nell'adeguarci agli altri paesi. Grazie.
Grazie a lei, perché ha posto anche il problema della distorsione dell'informazione e di quanto incide ovviamente sull'opinione e il comportamento del paziente, le cosiddette fake news, cioè le bufale, eccetera. Noi ci stiamo occupando come Istituto Superiore di Sanità anche di questo tema e presto ci saranno delle novità interessanti, però dobbiamo constatare che purtroppo l'insieme di medici di igiene pubblica, di medicina generale, dei pediatri libera scelta, il sistema insomma ha grandi difficoltà a resistere a questo nuovo attore che è in campo, che è internet, insomma l'informazione fai da te, eccetera. Quindi noi abbiamo forse sottovalutato questo aspetto e eravamo convinti anche in molte realtà nazionali che potesse bastare il meccanismo di comunicazione classico, tradizionale, medico-paziente, medici di medicina generale, distretti e quant'altro. Invece purtroppo abbiamo un nemico troppo forte e dovremo contrastarlo attraverso portali ad ampio accesso, ovviamente con notizie certe, certificate, cioè ristabilire insomma la verità in certi ambiti. Non sarà facile, ripeto, perché però è uno dei percorsi che senz'altro è una delle sfide che avremo davanti, da non prendere sotto gamba. Ora facciamo intervenire il dottor Luccini, sempre della Novartis Pharma, e che si occupa ovviamente dell'accesso ai pazienti. Grazie. Ora sono l'ultimo ostacolo all'aperitivo. No, penultimo, urca. E quindi cercherò di non ripetere cose già dette. Soprattutto cercherò di essere un po' più ottimista. Oggi abbiamo sentito i miei colleghi, un po' tutti, dire cosa non va, ed è tutto vero, adesso tutto vero. Però io vorrei toccare due brevi punti. Il primo è che tanto i soldi per tutti non ci saranno mai, e di conseguenza dobbiamo anche un po' abituarci a dire che è vero che tutto è sottodimensionato, ma per come è fatta l'Italia probabilmente quattrini per pagare tutto non ce ne sarà, e quindi credo che dobbiamo fare un esercizio di sano pragmatismo e dire ok, queste sono le risorse e come facciamo a fare in modo che queste risorse bastino. Ovviamente io parlo del farmaco. L'altro aspetto di positività che vorrei mettere un po' sul tavolo è che tutto sommato non è che in Italia i pazienti non abbiano poi accesso a tutta questa innovazione, con un po' di fatica, ma tutto sommato l'Italia è un paese che permette ai pazienti l'accesso al farmaco. Il terzo punto è che, e qui vorrei entrare in un settore che mi piace anche se lavoro nell'industria farmaceutica, che è quello un po' dell'autocritica. Si parla molto di innovazione e si parla molto di sostenibilità, ma sono convinto che, qui siamo ancora in tanti, ognuno di noi ha una definizione diversa di innovazione. E penso che troppo spesso, specialmente in passato, devo dire la verità, ma anche ora, molti nel mondo dell'industria considerano innovativo quello che è nuovo quello che è venuto dopo, e di conseguenza molte volte dobbiamo essere anche onesti con noi, noi facciamo delle lotte per l'innovazione sapendo che in realtà quello che portiamo non è esattamente l'innovazione che la società si aspetta da noi, e quindi anche una ridefinizione dell'innovazione non sarebbe una brutta cosa. Ma lo dico anche per i regolatori, quando AIFA definisce un farmaco innovativo la procedura è molto fumosa, è molto poco oggettivabile e quasi mai appellabile, per cui questo del cos'è la vera innovazione e dove è necessario che ci sia l'innovazione penso che sia un campo nella quale si potrebbe discutere e definire veramente gli ambiti in cui è giusto investire, gli ambiti in cui è meno giusto investire. E l'altro aspetto di positività e ancora un po' di autocritica è che tutto sommato noi come azienda viviamo due momenti, viviamo il momento della negoziazione, e il momento della negoziazione è veramente il momento del conflitto, se vogliamo dire, perché quello è il momento in cui si settano le condizioni, ed è giusto che ci sia un conflitto, tant'è vero che
si chiamano negoziazioni, quindi ognuno va con le proprie idee, ma alla fine, e devo dire che in Italia è quasi sempre così, alla fine un compromesso si trova. Quindi quello che io non capisco e faccio sempre domande a me stesso è: una volta che è finito il periodo di conflitto, e cioè il periodo nella quale si settano le condizioni, perché non siamo in grado a livello di regione di tramutare questo conflitto in una coabitazione, in una coesistenza? In fondo dovrebbe essere interesse di tutti usare il farmaco secondo quello che è stato negoziato, quindi ci sono delle condizioni di prezzo rimborso ben definite e noi chiaramente abbiamo tutto l'interesse a seguirlo, ma nello stesso tempo dovrebbe essere anche interesse delle regioni che, se un farmaco porta un beneficio ai pazienti, la maggior parte dei pazienti dovrebbero avere accesso a questi farmaci, e questo spesso non è così. Questo per dire che spesso l'accesso non è solo portare il farmaco sulla farmacia, nella farmacia, ma molto spesso poi i pazienti non hanno accesso anche banalmente per questioni di percorsi. E qui mi piace citare l'esperimento che stiamo facendo insieme alla Regione Veneto sulla gestione del paziente con lo scompenso cardiaco, che a mio avviso è un esempio virtuoso di come un'azienda possa collaborare con una regione su un interesse che è di tutti e due del paziente. E in ultimo, e questo lo prendo proprio come spunto da quello che abbiamo fatto in Regione Veneto, credo che il compito che le aziende di un certo livello, ovviamente quelle che hanno la pretesa di portare qualche forma di innovazione, hanno, è quello di proporre alle regioni dei progetti che abbiano un livello di importanza per l'azienda ma anche per le regioni. Cosa voglio dire? Che noi spesso proponiamo alle regioni progetti non adeguati, progetti che sono o che possono essere visti da un osservatore esterno come progetti di marketing. Io penso che questo debba finire, cioè se vogliamo veramente che la fase di conflitto sia relegata solo alla negoziazione con AIFA e la fase di accordo e di collaborazione nelle regioni sia virtuosa, anche noi dobbiamo fare un passo non in avanti ma in alto nella qualità dei progetti che proponiamo alle regioni. La mia esperienza è che tutte le volte che siamo arrivati in una regione, anche quelle ideologicamente meno propense, con progetti che avevano un senso per il Servizio Sanitario Nazionale, questi progetti in un modo o nell'altro sono andati in fondo. Quando ci siamo presentati con progetti di piccolo cabottaggio abbiamo trovato difficoltà, e questo credo che debba essere un insegnamento anche per le aziende. Visto che l'ultimo dei relatori, posso farle una pessima... Sì, facciamo conclusioni. Locatelli fa le conclusioni. Allora, Paolo Locatelli, mettetevi d'accordo tra coniugi. Mettetevi d'accordo tra coniugi, perché l'amica Giola mi ha detto che avrebbe fatto le conclusioni il dottor Locatelli. Parlatemi in famiglia e poi sapetemi dire. Insomma. La domanda bruttissima era che l'amico Vella, che probabilmente ben conosci, che è un grande scienziato, presidente dell'AIFA, sostiene che i farmaci ad alto costo potrebbero anche avere una maggiore accessibilità in termini di costo. Cosa ne pensa? Lui dice che oggi diciamo i farmaci ad alto costo costano troppo, che sono un po' gonfiati nella composizione del prezzo, uso termini diciamo un po' brutali volutamente, e che quindi potrebbero costare meno. È vero o è una bufala? Non credo di avere le competenze di... per rispondere a una domanda che tiene svegli probabilmente molti, molti scienziati. Io dico solo una cosa:
il costo del farmaco è il valore del farmaco. È chiaro, sappiamo tutti che il costo del farmaco non è la somma dei principi attivo più le spese di spedizione o queste cose. Il prezzo da sempre è un prezzo che della ricerca, ma anche mettendo insieme il prezzo della ricerca, il prezzo di un farmaco è il valore che porta. E difatti io sono un sostenitore del prezzo, adesso tiratemi i pomodori, ma dei farmaci per l'epatite C. Perché se facciamo una valutazione di vera farmacoeconomia, questi farmaci sono dimostrati di essere efficaci. Poi non di essere costo efficace, poi costano tanto, ma l'AIFA ha trovato il modo oggettivamente di renderli francamente accessibili. Cioè, quello che si legge sui giornali, lo sapete meglio di me, non è vero. Il costo di questi farmaci è veramente più, molto più basso. Ma questo è un dibattito che ha tenuto sui giornali molto, dico. Io penso che con una corretta gestione del farmaco tutti i farmaci siano accessibili. E soprattutto, lei prima ha detto una cosa del delisting. Questo credo che potrebbe essere uno degli argomenti da toccare. Ci sono farmaci obsoleti, costano poco, ma costano. E di conseguenza a un certo punto non si può, e sono d'accordo con lei, continuamente dire aggiungiamo, bisogna arrivare a un certo punto in cui se i farmaci sono obsoleti escono. Grazie gentilissimo e perdoni la... Adesso ditemi esattamente cosa fa il dottor Lucatelli, Università Cattolica. Quindi sarebbe una sorta di menage à trois, insomma. Perché mi sono sentito chiamato in causa quando la collega prima parlava dell'esperienza della vicenda toscana sui biosimilari, e siccome è appunto era per presentarmi, siccome sono Gianni Amunni, sono il direttore della rete oncologica toscana e quindi in qualche maniera coinvolto anche da quella vicenda lì. Allora io credo che su queste cose noi diciamo tutta una serie di cose ovvie che ormai ce le diciamo da troppo tempo: bisogna distinguere tra innovazione e novità, bisogna fare tante cose. Queste ormai sono diventate cose che passano senza suscitare grossa reazione immunitaria. Allora io ora vorrei dire solo una cosa che credo sia antipatica, ma poi ho due giorni di tempo per recuperare la simpatia del pubblico, è questa. Secondo me noi continuiamo a fare un errore se mettiamo allo stesso tavolo soltanto il curante, l'industria, il decisore regionale e il malato, perché il malato è comunque portatore di un interesse ed è l'anello fragile di questo ragionamento, perché poi hanno richiesto il farmaco originario con lettere, fotocopia, insomma non stiamo a raccontarci. Allora io credo che il grande assente di questi ragionamenti sia il cittadino sano, e levando il sano, il cittadino, perché se noi riusciamo a coinvolgere la cosiddetta società civile su ragionamenti di questo genere, forse riusciamo a far passare, che so, l'idea che il risparmio che riusciamo ad ottenere magari non facendo più una quinta, sesta linea di chemioterapia che è fuori da ogni logica, lo investiamo, che so, in mammografie di screening, per esempio, chiaramente i conti, basta dargli il tempo perché si realizzano, vedono il risultato. Ma ragionare con solo il paziente che ha letto sul giornale che il farmaco ultimo arrivato dà risultati superiori al farmaco che gli stiamo proponendo, e poi magari la differenza sono 15 giorni di vita, Woody Allen diceva che magari piove in quei giorni lì, però
far scegliere a lui di rinunciare al trattamento per fare, che so, un intervento di prevenzione oncologica, voi capite che gli attori di quel tavolo non sono i più adatti a fare questo tipo di ragionamento. Per cui secondo me il grande assente è il cittadino, perché anche questa delega che la politica dà, la politica in senso alto, ai curanti, agli esperti di sanità, alle associazioni dei pazienti su temi che poi incidono in un bilancio regionale per il 75% del bilancio stesso, insomma, che questa delega sia sostenuta dal fatto non me ne voglio occupare per scaramanzia o perché ho i numeri o perché mi si riducono le preferenze, è un elemento centrale. La scommessa del futuro, secondo me, è sì ridurre il costo dei farmaci, sì distinguere tra innovazione e novità, e sì puntare sui PDTA, ma la vera scommessa è l'assunzione collettiva di responsabilità che ci prendiamo tutti nel decidere se vogliamo andare avanti o meno con un sistema sanitario pubblico universale. E questo non lo possono fare i portatori di interessi, siano questi le industrie, siano questi i decisori regionali, siano questi i curanti, siano questi i malati. Ha aperto peraltro un problema non di poco conto, perché lei sa che c'è una dialettica all'interno del mondo dell'economia sanitaria molto forte: se si debba investire sul paziente fin tanto che l'utilità marginale in termini clinici è zero, oppure se si può fermare prima valutando l'uso alternativo delle risorse disponibili. Quindi è un tema, diciamo, molto, molto caldo, anche se appartiene, diciamo, a una elite tra virgolette di studiosi, ma è un tema vivo e forte, insomma, ecco. Prego, ingegnere. Grazie. Io ho preparato una riflessione legata al tema specifico di cui mi occupo, che è la sanità digitale, quindi l'innovazione digitale in sanità, come responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano. E quindi il tema che vorrei portarvi è quello dei processi e delle informazioni digitali nel supporto decisionale per la sostenibilità e la revisione del farmaco e dei dispositivi in Italia. Quindi mi ricollego in realtà a delle parole che abbiamo già sentito anche negli interventi precedenti, a partire da quello di Misura, che è solo, diciamo, per comunanza ingegneristica di estrazione mi ritrovo con il collega del Sant'Anna. Perché questa riflessione? Perché oramai la diffusione degli strumenti digitali, anche se lentamente, con budget per la sanità digitale costante, non in crescita, limitati, però nei fatti c'è nelle aziende sanitarie italiane. Se pensiamo ad esempio al discorso del farmaco, i sistemi per la gestione della prescrizione e somministrazione del farmaco all'interno delle aziende iniziano ad avere dei casi di presenza significativa. Sì, certo, non hanno un livello di diffusione così ampio, però ci sono. La stessa cosa vale per l'aspetto dell'informatizzazione delle attività di salute oratoria, quindi tutto quello che riguarda. Quindi abbiamo una logica di tracciatura in tempo reale di quello che avviene, diciamo, alle risorse. Ecco, questa è un'opportunità. Una forte opportunità. Per essere messa a terra, però, deve essere agganciata a un processo decisionale che si aggancia a questa opportunità e quindi che struttura appunto un processo perché queste informazioni servano a supportare le decisioni. Non solo nella fase di pianificazione, qua mi riaggancio a in una delle slide introduttive di questa sessione, compariva il plan do check act, no? C'è anche la parte check, quindi non solo usare l'informazione per pianificare meglio e per prendere meglio decisioni sul futuro, ma anche usarle poi per verificare gli effetti delle decisioni,
chiamiamolo data, chiamiamolo diciamo come vogliamo, ma sempre più possiamo avere delle informazioni in tempo reale, in cui, visto da un'altra parte, era quello che giustamente prima diceva dell'ASI, che sanno esattamente dov'è la pratica in ogni momento, no? Nella stessa cosa, mutuando, sappiamo esattamente qual è il dispositivo impiantato su quel paziente in ogni momento, e senza dover andare a sfogliare il cartaceo e a vedere dove è stato applicato il barcode o l'etichetta sul cartaceo, e esattamente quale farmaco, pensiamo a tutto quello che è il tema dei farmaci ad alto valore, è stato utilizzato per quale paziente. Ecco, su questo devo dire che abbiamo fatto un po' di esperienze come centro di ricerca e di innovazione, e abbiamo visto che sul discorso del usare l'informazione per pianificare il nuovo ci sono esempi. Adesso, per citare qualcosa di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, pensiamo a tutto il discorso della gestione della cronicità in Regione Lombardia, con l'analisi su tutti i database regionali, sulle informazioni sui pazienti cronici, per la loro clusterizzazione e quindi per poi la strutturazione, l'analisi della domanda e la strutturazione dell'offerta. Ma in realtà anche l'esempio che faceva il dottor Locatelli dei dipartimenti interaziendali della Liguria, collegati al nuovo piano sanitario regionale, è stato basato su un'analisi anche lì di domanda sui sistemi regionali. Quello che abbiamo visto però, la stessa cosa chiaramente si può fare a livello aziendale, quello che abbiamo visto invece è che è più difficile usarlo in ottica di verifica dell'efficacia, dell'effetto, non perché non ci siano i dati, perché il dato magari c'è ma non c'è il processo che va a riprenderlo nel momento corretto e lo correla alla decisione. Vi faccio un esempio: abbiamo fatto qualche anno fa un progetto sull'utilizzo dei farmaci biologici in reumatologia per vedere l'utilizzo pratico, partendo da un studio che era stato fatto tra l'altro sulla regione Veneto, sul registro Veneto di reumatologia, rispetto all'utilizzo pratico di questi farmaci, il biologico di tapering piuttosto che di dosaggi reali differenti da quelli diciamo di targa. Ecco, ci siamo resi conto, abbiamo fatto questo studio su due aziende grosse diciamo lombarde, i dati c'erano, siamo andati, li abbiamo presi, li abbiamo estratti, quindi la possibilità di fare l'analisi dal punto di vista di informazione c'era e permetteva di vedere quello che era effettivamente dal punto di vista di real world data l'utilizzo e supportare quindi la decisione. Però non c'era il processo, la logica dell'andare a prenderli e del utilizzarli in quella logica di check. Le stesse cose chiaramente valgono su complesse o un'altra esperienza che stiamo facendo anche sulle tecnologie digitali utilizzate nella sanità. Pensiamo a tutto il discorso telemedicina in termini di valutazione effettiva dei benefici e degli effetti di questi aspetti. O anche, citando anche qui un aspetto che si diceva prima, il discorso di gestione delle reti. Prima si è parlato di reti tumori rari, il come la strutturazione di una rete può portare un beneficio al sistema in un'ottica non solo di ma di aumento di qualità, di impatto sul paziente, non è il paziente che deve fare diciamo da postino tra centri diversi, ma c'è un sistema che è strutturato. Chiaramente per misurare un impatto di questo genere è una misurazione complessa, però diciamo, in sanità i modelli per le misurazioni complesse ce ne sono parecchi. L'ultimo elemento quindi che volevo condividere è che quello che manca probabilmente è proprio l'aspetto del integrare le informazioni del processo decisionale ai vari livelli, perché adesso c'è forse il ma tanto questo se ne occupa qualcun altro, io sono il clinico e quindi mi occupo della mia cosa, io sono il farmacista quindi mi occupo del mio pezzo, io sono e non c'è invece la visione dell'informazione e del supporto decisionale complessivo.
Questo invece sarebbe importante per tutta una serie di misure degli impatti della decisione. Per citare un'altra cosa, diciamo, emersa nell'incontro che mi ha preceduto, tutto il discorso della sostituzione del biosimilare. Ok, io prendo una decisione, dico vado a sostituire il biosimilare rispetto all'originator, ma poi cosa succede nel mondo reale rispetto anche a una differente azione nelle diverse regioni? Perché non dimentichiamoci che poi abbiamo magari una declinazione pratica diversa delle regioni. È chiaro che se noi l'analisi poi del dato la facciamo, adesso dico una cosa a caso, 3 anni dopo, sì, intervengo quando in realtà le cose sono già accadute. Il fatto dell'avere informazioni integrate e in tempo reale mi deve permettere. Perché porto questo stimolo? Perché adesso ancora non ce l'abbiamo diffuso il discorso dell'informazione aggiornata in tempo reale. Però è meglio che ci pensiamo prima, perché così quando avremo l'informazione la avremo già inserita in un processo decisionale e di supporto che ci permetta di misurare gli effetti per il sistema e gli effetti d'impatto per il paziente. Quindi queste erano un po' le riflessioni che volevo condividere con voi, poi diciamo visto l'orario non abuserei della vostra pazienza. Però ecco, come vedete, rispetto a questa logica mi sono ritrovato in una serie di aspetti che sono emersi nelle relazioni che mi hanno preceduto. La misurazione e valutazione del valore che è emersa da alcuni degli interventi sul farmaco piuttosto che sui dispositivi. E mi spingo ancora più in là. L'avere delle informazioni e dei numeri solidi può essere anche utile per informare correttamente il cittadino. Cioè, rispetto all'intervento che mi ha preceduto, è chiaro che se io posso andare a parlare con il cittadino con dei numeri solidi e validi, è anche più facile confutare altre posizioni. Un altro elemento forte che vediamo in questo momento.